Hanno votato l'espulsione, però dovrà essere ratificata come tutte le loro decisioni dal web. A proposito del web, Michele Mezza, giornalista, Rai, scrittore, più avanti parleremo con lui di questo libro che è rivoluzionario, anche questo, Avevamo la Luna, ci racconta l'Italia del miracolo sfiorato, miracolo economico, 50 anni, vista 50 anni dopo, che però è un libro straordinario perché diciamo ogni pagina c'ha, io non so come si definisce perché io sono molto ignorante. Un codice a barre. Un codice che permette di vedere un filmato. Che permette con un telefonino di avere immediatamente la visione di un filmato, di una fotografia o del documento originale che viene citato nella pagina. Tra l'altro oggi il presidente Napolitano ha, nonostante i suoi 88 anni, diciamo, ha come dire, reso omaggio anche a questo nuovo modo di fare politica, di aggregare. È stato un passaggio importante perché per la prima volta il Presidente della Repubblica ha reso costituzionale, ha dato un profilo istituzionale al web e addirittura ha elaborato un qualcosa che non è dissimile da una nuova teoria, cioè che un paese ha tre dimensioni della democrazia: uno è la piazza, comunque diciamo la massa del popolo, l'altra sono le istituzioni delegate, il Parlamento, e poi c'è una dimensione virtuale in cui si accende un conflitto e lì bisogna capire come ci si rapporta. Però il Capo dello Stato ha detto che non bisogna contrapporli. No? E non bisogna contrapporre, non è un caso che in Italia nasce, perché insomma poi il libro che tu hai citato spiega come proprio l'Italia sia stata la culla di questa partita. Il primo personal computer nasce questo paese nel 1963, cioè 50 anni fa, dall'Olivetti, ed era appunto, si chiamava Programma 101 al femminile, Fulvio Colombo poi ricordava, vedremo, qualcosa, ed è... Mi ricordo molto perché ne ho fatto parte. Appunto. Poi lo vedremo, mentre invece adesso vediamo i giornali, insomma, no? Come raccontano questa giornata, il discorso del Presidente e le prospettive, Roberto. Allora, Michele Mezza, abbiamo decantato le virtù tecnologiche del tuo libro, ma non è solo questo, naturalmente, no? Oltre a poter vedere praticamente in ogni pagina dei filmati relativi all'argomento di cui si parla con il proprio telefonino, lo ricordo per chi non ti avesse sentito prima, questo libro però racconta anche una parte importante della vita del nostro paese, no? Che per chi ha la nostra età, insomma, è un richiamo. Avevamo la luna. Sì. E cosa sottintende? Che non ce ne siamo accorti o che l'abbiamo dispersa e che adesso abbiamo solo... Ce la siamo fatta scippare. 50 anni fa, nel 1963, questo paese, tanto per dire, vinceva tutti i festival, dico tutti i festival cinematografici del mondo nello stesso anno. Vinceva tutte le gare e le competizioni, insomma, tecnologiche. Eravamo la terza potenza spaziale del mondo, la terza. Il primo paese in Europa a costruire una centrale elettronucleare. Tutto questo è svanito in 3 anni. Giuseppe De Rita spiega in un suo contributo che tutto questo ci è stato tolto perché il nostro era ed è, dice lui, un paese eterodiretto. Ecco, il punto vero è che la politica, la sinistra in particolare, di cui io mi occupo, non riuscì a capire che cosa era l'innovazione in termini sociali, come l'Olivetti in realtà annunciasse il superamento della fabbrica, mettesse sul mercato delle nuove figure sociali, e tutta questa elaborazione ci è sfuggita. I riformatori rimasero senza popolo e il popolo non ebbe le riforme. Da allora per 50 anni questa situazione, questo buco nero non è stato colmato. Questo io credo sia uno dei punti che cerco di proporre come riflessione all'oggi. Michele Mezza, Avevamo la Luna, un libro multimediale, molto bello e molto interessante. Roberta, vediamo un paio di titoli ancora. Ultimi, sì. Allora, Il Messaggero, Napolitano striglia i partiti, il Presidente giura a Montecitorio, basta con i tatticismi, le larghe intese non sono un orrore, le parole sempre...